Ciao a tutti, bentornati. Come sempre, come ogni mese, siamo qui con lo spacchettamento delle beauty box di Lookfantastic. In realtà, chi mi segue su Instagram già ha visto, quindi ho spoilerato quello che c'è all'interno. Anzi, se non mi seguite su Instagram, seguitemi. Mi trovate come Rosa Caggiano trattino basso. Vi metterò magari il link qui sotto. E quindi sicuramente chi mi segue su Instagram già sa il contenuto, ma comunque ci tenevo a fare anche il video su Instagram, anche perché molte di voi non mi seguono su Instagram, e quindi andiamo subito a scartare. Tra l'altro, il packaging di questo mese non poteva che essere natalizio, l'ho messo al contrario, natalizio, ma la cosa più bella è la frase all'interno: Merry Christmas with love from the Beauty Box Team. Carinissima. E come sempre troviamo all'interno il nostro Depliant, che ci spiega tutto quello che c'è all'interno, più uno spoiler del mese successivo. Il mese prossimo troveremo di SVR una crema idratante leggera, eccola qui. Ma andiamo a vedere un po' il contenuto della nostra beauty box. Andiamo a scartare, vediamo. Mi piace tanto questo mese, questa pagliuzza tutta dorata, praticamente molto natalizia, quindi mi piace un sacco. Ma andiamo subito a vedere quello che contiene questa box questo mese. Allora, partiamo dal primo prodotto che prendo, che pesco. Questo prodotto che è di Avant ed è un prodotto contorno occhi, quindi una crema contorno occhi all'acido ialuronico e al collagene. Dovrebbe andare anche a donare una lucentezza e una luminosità al contorno occhi, e da 10 ml. Sapete che io Avant apprezzo tanto come brand, perché ho provato anche altre creme, quindi è un brand molto molto valido che io appunto apprezzo e che sono contenta sempre di trovare all'interno delle beauty box, anche dei calendari dell'avvento, perché anche lì ho trovato qualcosina che chiaramente mi ha fatto piacere trovare. Sto parlando infatti del calendario di Lookfantastic, chiaramente. E andiamo avanti. Poi, altra cosa che ho trovato all'interno è un illuminante in crema di Jekka Black. Questo è un brand che invece non conosco e non conoscevo. È un illuminante in crema. Mi piace tantissimo il tubettino, il packaging, molto colori vinilici, colori ad olio. Questi tubettini che fa anche Glossier mi fanno impazzire, le adoro. Ed è un illuminante vegan friendly, cruelty free, da 20 ml. Sarà chiuso e sigillato, ma andiamolo a vedere. Mi sembra anche molto illuminante, molto, forse ne va messo davvero poco, e abbastanza dorato come colorazione. Vediamo un po' se riuscite a vederlo. Sì, io trovo che sia abbastanza illuminante, e non è, cioè, di solito io non uso molto illuminanti in crema, piuttosto in polvere, ma comunque lo proveremo. Sicuramente a Capodanno non ci sarà nulla da fare, perché non potremo fare nulla, però noi per fare qualche giochino in casa lo testeremo sicuramente. Poi, andando avanti, altra cosa che ho trovato, cosa per me forse molto inutile, è una lacca per capelli di questo brand di Percy & Reed, London. Ho trovato anche in passato in un'altra beauty box una crema per lo styling di questo brand che ho provato, anche se la trovavo molto... mi piaceva molto la profumazione, ma dopo un po' la sentivo un po' che andasse ad appesantire il capello, avevo quell'impressione lì che non mi faceva impazzire. Questa invece è una lacca, andiamo a sentire anche, che non ha nessuna profumazione, forse sì, la sento leggermente, la darò a mia madre probabilmente, da 50 ml, io non utilizzo piastre, non utilizzo lacche, quindi non so fino a che punto mi possa servire, però insomma... Non lo so, sicuramente non potevo avrei preferito un altro tipo di prodotto.
Altro prodotto presente all'interno è questo ombretto di Dubalm. Io prima ero pazza di Dubalm, avevo quasi tutti, anzi possiedo tuttora, molti blush di Dubalm, anche una palette, perché c'è stato un momento in cui andava un sacco. Questa volta un ombretto in refill di questo color viola, che non è male, metallico. E ritengo essere anche carino come colorazione, non male. Il finish è appunto questo metallico. Infine abbiamo, non infine, abbiamo altri due prodotti da vedere. Mi pulisco sempre le mani. Altro prodotto invece di questo brand che si chiama Medic 8 o Medic 8, ed è un siero con acido ialuronico e vitamina B5, che dovrebbe essere la vitamina B5, un attimo solo che forse qui ci dice qualcosa in più. Pantenolo, un siero con alta idratazione e un siero anche rimpolpante da 10 ml. Ci dice altro? No, ci dice che è cruelty free, che è vegan e senza fragranze artificiali. Bene, altro siero da aggiungere, ci fa piacere anche questo. Ultimo prodotto invece che troviamo all'interno è un pennello della Brushworks. Di questo brand ho trovato degli accessori, tipo il rullo per il viso alla pietra, forse anche un altro pennello che in questo momento non mi sovviene. In ogni caso questo è un pennello per occhi, dove abbiamo da una parte un pennello angolato, quindi che potrebbe andare bene per l'eyeliner o anche per le sopracciglia, e un pennello piatto, anche se lo vedo troppo spesso, per applicare magari, diciamo, per applicazione, per andare a tamponare il prodotto, e si chiama, vediamo, Eye Brush Duo, non ha un numero, quindi un altro pennellino da aggiungere. Tra l'altro vi farò vedere anche altre cose che ho preso, tra cui qualche set di pennelli, quindi restate sintonizzati. Questo era tutto quello che c'era all'interno della box di questo mese di dicembre. Devo dire che a parte questa lacca, che davvero non so che farmene, il resto può andare, ci piace, ci è piaciuto. Quindi noi aspettiamo il prossimo mese per la prossima box, ma voi intanto restate sintonizzati perché ci saranno un sacco di video interessanti. Se vi va, chiaramente mettetemi un like e iscrivetevi al canale, e io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!